Ciao a tutti! Oggi prepareremo il riso al forno con prosciutto e formaggio. Il tempo di preparazione della ricetta è di un'ora circa. Gli ingredienti sono riso di tipo carnaroli, cipolla, burro, olio evo, sale, pepe, vino bianco, acqua, dado vegetale, parmigiano grattugiato, prosciutto cotto, provola, zafferano. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale la cipolla e la facciamo tritare per 3 secondi a velocità 6. Riunire sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungere l'olio. Ed insaporire per 4 minuti, 120 gradi, velocità 3. Riunire sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungere il riso ed azionare il bimby per 3 minuti, 100 gradi, antiorario, velocità soft. Aggiungere il vino bianco. Ed azionare il bimby per 2 minuti, 100 gradi, antiorario, velocità soft senza misurino. Aggiungere il dado, il sale. Il pepe e l'acqua. Amalgamare con la spatola. Aggiungere il bimby per 10 minuti. 100 gradi. Antiorario, velocità soft. Aggiungere il burro, lo zafferano ed azionare il bimby per 4 minuti, 100 gradi. Antiorario, velocità soft. Aggiungere il formaggio tagliato a cubetti. Aggiungere il parmigiano grattugiato e il prosciutto tagliato a pezzetti. Ed amalgamare con la spatola. Aggiungere metà del riso in una teglia da forno ben imburrata. Mettere un po' di parmigiano grattugiato. Il prosciutto. Il formaggio, e aggiungere il resto del riso.
e livellare bene. Aggiungere delle fette di formaggio e il parmigiano grattugiato. Cuocere in forno preriscaldato a 180 gradi per 15-20 minuti nella parte più alta del forno. Il riso al forno è pronto, lasciare intiepidire prima di servire. Riso al forno con prosciutto e formaggio. Grazie e alla prossima ricetta!